Io sono Graziella Bastelli, sono la coordinatrice dell'area sanitaria della neuropsichiatria infantile. Lavoro da 35 anni specificatamente con gli adolescenti. Ora mi sto occupando un po' di tutto il dipartimento, ma fondamentalmente il mio lavoro si è sempre svolto con gli adolescenti ed è un'età che è estremamente affascinante, ma estremamente pericolosa, rischiosa e a volte sembra di camminare e bisognerebbe camminare proprio sull'ovatta e punta di piedi. Perché? Perché gli adolescenti da una parte stanno abbandonando quelli che possono essere state le convenienze e la bellezza dell'infanzia, no? Con un fare che gli ha sempre permesso di poter dipendere da qualcuno, di chiedere aiuto, eccetera. Ora però per diventare adolescenti, poi per la rivoluzione copernicana che anche il nostro corpo in adolescenza subisce, no? Sia come uomo, sia come ragazzo che come ragazza, ma anche per tutte le emozioni e le sensazioni, gli innamoramenti, i cambiamenti che di fatto proprio riempiono, arricchiscono quest'età. Si trova a dover invece abbandonare certe cose belle dell'adolescenza per rivolgersi, dell'infanzia, per rivolgersi appunto a quelle che sono invece le bellezze, la libertà e il prendere il volo che l'adolescente deve fare inevitabilmente. Quindi già nella normalità la sfida e lo stare a volte dalle stelle alle stelle, a volte essere felice e poi improvvisamente tristi, eccetera, è una cosa che proprio fa parte dell'età adolescenziale. Chiaramente noi ci rivolgiamo a chi, oltre a questo cambiamento veramente epocale che deve svolgere l'individuo del passare dall'infanzia all'adolescenza, ci rivolgiamo ad adolescenti con delle patologie psichiatriche e chiaramente quindi questi cambiamenti, questa voglia di trasformazione, eccetera, viene estremamente resa più difficile, più pericolosa in una situazione in cui ci sono delle debolezze da un punto di vista sia familiare, da un punto di vista personale, delle grosse insicurezze, delle grosse paure. E quindi i nostri adolescenti, oltre a tutto il cambiamento e le trasformazioni che vive l'adolescente nella fase normale, deve fare i conti con quelle che sono veramente delle situazioni di estrema solitudine, di estrema paura, di un tentativo veramente quasi di opporsi, no, al crescere, perché si ha paura forse anche di perdere un ruolo che alcune famiglie patologiche gli hanno sempre dato nell'essere forse adulti prima del tempo. Quindi questo fatto va estremamente considerato, ma non si può pensare che l'adolescente si prende per mano e si trascina forse come un bambino di 3 anni. Bisogna rispettare tutti i suoi passaggi, bisogna rispettare quello che già il suo sé, la sua personalità che ormai si è andata formando e più che altro bisogna rispettarlo in quanto soggetto pensante che vive quello che è il fenomeno della crescita. Forse questa insensibilità che ha portato anche ai tagli di oggi e all'ignorare i bisogni adolescenziali. Tutti parlano del mondo bambino e del mondo adolescenziale, ma chi veramente fa qualcosa? Perché noi ci stupiamo se poi il ragazzino si fa appunto una canna o seppure ci sta la promiscuità, se non ci sta la chiarezza, se si arriva a essere violenti, a fare a botte ammazzandosi quasi veramente senza più nessun senso e quindi si tende soltanto a criminalizzare quest'età. Ma nessuno parla del quanto siamo criminali noi adulti nel non essere capaci ad accettare la sfida e a continuare ad avere un nostro ruolo di adulti, capaci però di rispondere effettivamente ai loro bisogni. Questo è un dato che bisogna ricordare, forse se noi adulti ci ponessimo questa domanda, non arriveremmo a vivere poi dopo in società in cui i giovani non sono né ascoltati né considerati e né si capisce che lì sta l'energia per le trasformazioni e per il passaggio naturalmente delle nuove generazioni.